Mario, che cosa vuoi? Siamo qui con Ciotola. Primo tempo 1-0 per loro, avete avuto varie occasioni, avete anche rischiato tanto lì in difesa. Buona partita, loro stanno giocando meglio. Siamo stati un po' sfortunati perché il portiere ha fatto belle parate. Le occasioni ci sono state, bisogna solo buttarla dentro. Secondo tempo la buttiamo. Secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i troiani. Morì. Traversa incredibile. Traversa incredibile, un primo tempo che avete divorato tanto, però i troiani ci sono. Sì, i troiani ci sono questa partita, è una partita accesa. Siamo sul risultato di 1-0 e in bilico questo 1-0, vediamo di chiuderla nel secondo tempo. Bocca al lupo per il secondo tempo, professoressa, seconda partita, un saluto da voi, ciao ragazzi. Partita adesso affrontarsi troiani contro il KTM Soccer Cup, partita finita 5-4 per il KTM. Siamo qui con il migliore in campo, Ciotola, quale consigliamo la medaglia di MVP, indossala, e con Moreno Esposito, purtroppo uscito sconfitto. Moreno, è stata una partita bellissima, lottata fino alla fine, sul 4-4 mancava giusto un paio di minuti. Errore difensivo, errore della barriera del portiere, comunque errore. È arrivato il gol splendido di Pipino che ha portato la vittoria a KTM. Non ci credo, Pipino. Comunque, parlando della partita, è stata una bella partita combattuta dove abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, loro poi il secondo tempo hanno avuto una grande reazione e si hanno portato sul 4-1. Poi abbiamo reagito alla grande, abbiamo fatto 4 pari, ci potevamo portare un pareggio a casa, però dopo è uscito Pipino con quel gol. Non ci credo. Pipino da non credere, però un bellissimo gol. Siete stati anche sfortunati. Secondo me la partita è stata persa nel primo tempo, dove avete avuto tantissime occasioni da gol non sfruttate. Abbiamo giocato alla grande nel primo tempo, solo che non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Loro, diciamo che la fortuna se la sono andate a conquistare fino alla fine. Va benissimo, in bocca al lupo per le prossime. Andiamo ora da Ciotola. Scusami Andrea, Morio, vuoi salutare qualcuno? Manuele Raia. Ok, grande Manuele. Ciao Manuele. Ciao Manuele. Siamo qui con Ciotola, la tua con Ciotola, una partita sudata, col cuore il KTM quando è in forma non batte nessuno. Al di là dello splendido gol che viene con le prestazioni di tutta la squadra, quello che è prevalso stasera è la determinazione di non mollare. Noi prendevamo la partita 1-0 e nel secondo tempo ci siamo rimessi in campo, come sappiamo, e l'abbiamo recuperata. Negli ultimi, posso dire, 5 minuti ci siamo persi perché abbiamo preso 3 gol. Oh, l'anticipò! Poi siamo stati avvocato, poi siamo stati non tanto fortunati, ce la siamo cercata, il gol finale diciamo che c'è stato un mix, buona prestazione, anche abbastanza fortunati, tu in alcune situazioni sul gol, sul tuo secondo gol tanta fortuna, poi ricordiamo ancora, perché ci tengo a ricordare il gol di Pipino nel finale con un bel calcio di punizione. Senti, KTM con seconda vittoria consecutiva, questo dà morale e dà forza per la prossima. Al di là del morale, noi pensiamo sempre a divertirci, come già ti ho detto nell'intervista scorsa, noi puntiamo al divertimento. Ah giusto, chi non c'è, come limon c'è. Però ci dobbiamo solo divertire, basta. Va bene, se vuoi dedicare la medaglia la dedico a tutta la squadra. Gino, un intervento dallo studio, buonasera. A presto, papà! Sono Max, buonasera. Ciao, con Max. Questa partita... Max, non sento bene. Senti, prova, sente l'audio? Sente... Ok. Questa partita contro i troiani, non so se sono dei ricordi di una bellissima finale di qualche annetto fa, il Real Mazzini contro il KTM, vinta da voi. Sì, sicuramente è un bel ricordo quella partita, perché vincere un torneo a 40 squadre non è da tutti. Ci siamo riconfermati con la stessa partita stasera e niente, siamo potrebbe contenti. Essere un nuovo inizio. Tutto può succedere. Sì, assolutamente, ma non... Non puntiamo a questo, come ti ripeto, puntiamo solo a divertirci. Oh, basta! A divertirci. Come si dice, con il divertimento e con la fortuna che aiuta gli audaci, sicuramente arriveremo lontano. C'è un intervento da parte di un tuo compagno di squadra, Marco Pipino, e vorrebbe
intervenire in questa intervista e penso vuole lanciare un messaggio a qualcuno, non so. Voglio solo ricordare il gol di Carmine dopo un anno e mezzo. Bravo Carmine! Dopo un brutto infortunio che ho avuto. Il gol mio lo dedico alla vera ragazza, alla squadra, in particolare a Gianni Capetti, che è sempre il migliore, soprattutto con Real Mazzini. Perfetto, bravissimo. Gianni, vedi qualcosa? Gianni? Sì, cerco lavoro. Prima c'è il collegamento. Ciao a tutti.